Buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui una giornata particolare, speciale. Quando io e Andrea Parodi ci siamo trovati per creare questa radio, non pensavamo di avere in comune un amore per una città, quindi una città in comune e un amore in comune. Questa città è nel cuore, nel mio cuore da tantissimo tempo, ci vado tutti gli anni, più volte all'anno, da quando ho 18 anni e non diciamo quanti anni ho adesso. Quindi veramente tanto tempo che vado a Livorno. Livorno è una città che amo ed è una città bellissima, quindi andateci a Livorno. E sono ben felice di essere qui con una delle attrici più conosciute di Livorno, Alessia Cespuglio, buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno, grazie, evviva, evviva, evviva. Viva Livorno, viva il teatro, quindi. Evviva anche Varese, evviva tutti, insomma, io sai che sono per il pluralismo incondizionato, evviva tutti. Evviva tutti assolutamente. Allora, Alessia, attrice, regista, da dove nasce la tua passione? Parlaci un po' della tua carriera. Allora, la mia passione, in realtà io ho dichiarato apertamente di voler fare teatro, quindi in maniera anche paradossalmente assurda, a 3 anni, cioè non so perché, ancora tutti se lo chiedono perché, perché la mia famiglia non sono mai andata a teatro, non, cioè una famiglia buona, di cultura, però questo tipo di linguaggio mi era assolutamente precluso. Però mia madre mi regalò, me lo ricordo, l'ho ritrovato durante il lockdown che ho passato a casa dei miei, questo simpatico libro che era L'Odissea, scritta in forma teatrale per bambini. E lì io ho passato diverso tempo della mia vita interpretando tutti i personaggi insieme a mia sorella, quindi dalla regia fa da te, dall'interpretazione, tutto da bambine a cercare di esplorare questo mondo straordinario che è il teatro. Quindi io non so da dove mi è nata, ma ce l'ho sempre avuto addosso. Non ho mai voluto fare nient'altro di differente, nonostante la vita mi abbia portato tante volte a credere che avrei potuto fare altro, ma poi in realtà sono sempre rimasta attaccata a questa che non è tanto come di una passione, un amore, è proprio la mia vita. Cioè, Sì, possibile staccarmene. è impossibile, certo, questa è una cosa, è una cosa bella, ma direi che da 3 anni è tanta roba, come dite voi da Sì, Livorno. a 3 anni è tanta roba perché non si spiega. No, perché tutti quelli che ho sentito, che ho intervistato, no, di attori anche settantenni che salutiamo, maestri del teatro, tutti a un certo punto, no, a un certo punto succede, a 3 anni sei in assoluto la più piccola, io ho iniziato Sì, a 8 anni. A 8 anni, quindi. ma Però a tu. 3 anni non sapevo nemmeno leggere, però mi ricordo e mi raccontavano che già fin dall'asilo io inseguivo le maestre per cercare di stare sul palco. E questa cosa qui ho continuato tutte le elementari, nel senso che le suore, per esempio, alle elementari dovevano inventare dei siparietti apposta perché io non gli davo tregua, non davo tregua a nessuno rispetto al fatto che dovevo stare sul palco. Perfetto. E sul palco c'è ancora Alessia. Volevo chiederti però, una volta che ovviamente questa cosa l'avevi capita fin da piccola, però dopo che studi hai fatto? Con che maestro? Allora, E che scuola? a 16 anni, dopo che appunto continuavo a recitare un po' nella scuola, un po' all'inizio delle superiori, eccetera, eccetera, mia mamma esausta mi disse: ma scusa, ma perché non ti segni alla scuola di dizione e recitazione Laura Ferretti al Centro Artistico del Grattacielo di Livorno, che era tenuta dal famoso, che è scomparso da pochi anni, padre d'Avanzati, un padre gesuita che insegnava recitazione con più insegnanti, quindi una scuola che aveva 3 volte a settimana, un corso biennale, eccetera, eccetera. E io lì ho veramente scoperto un mondo che in realtà avevo già dentro, però le letture che faceva lui dell'Alfieri, del Saul, sono quelle ancora che mi riecheggiano nelle orecchie, la dizione, la lettura in verso. Io ho una passione per la dizione, per la lettura, per la memorizzazione dei testi, cioè tutta la roba autistica a me piace, insomma. Ce l'hai. Ho fatto questi studi, poi mi sono insegnata all'università che purtroppo ho lasciato a metà e sono diventata mamma molto presto e ho appunto in quella fase della vita, non purtroppo sono diventata mamma, per fortuna sono diventata mamma molto presto, una cosa che ringrazierò sempre di aver scelto a quasi 20, a quasi 21 anni. E poi dopo qualche anno ho fondato il Teatro del Porto, quindi io in realtà ho cominciato da subito
a lavorare. Abbiamo preso un capannone industriale, ristrutturato, ci siamo messi in questa avventura che è durata diversi anni. E poi a un certo punto, come tutte le storie teatrali, ci sono delle grandi scissioni. E io tutte proprio, cioè non esiste nessuna compagnia che non abbia, quindi io ho fatto la mia esperienza, mi sono spostata e ho cominciato a lavorare in produzione con Nido del Cuculo di Paolo Ruffini, col Todomodo con cui lo collaboro ancora, il Todomodo Musical, sempre di Livorno, sulla produzione di musical. Ho lavorato per Teatralia nella produzione, nell'allestimento, nella regia. Ho fondato un'altra compagnia che è tuttora attiva, che è la compagnia Effetto Collaterale, con Francesca Talozzi, grande amica e drammaturga. Per cui in realtà ho sempre poi continuato a fare il mio lavoro, perché al di là della recitazione ho anche, essendo ascendente vergine, ahimè, un grande lato organizzativo, e quindi sono diventata, ho lavorato tanto anche in produzione, in tournée nazionale. E poi negli ultimi 6-7 anni, da quando Pilar Ternera ha preso la gestione del Nuovo Teatro delle Commedie, sono formatrice, insegno dal 99, quindi formatrice per le elementari, medie, superiori, adulti, e poi tutto quello che ne consegue. Ho fatto diversi corsi di specializzazione a Cascina, ho lavorato con diversi, cioè nel senso, ce ne ho fatti tanti di stage nel tempo, ecco. Però l'ho sempre mantenuti, sempre in un percorso poi professionale, cioè quando avevo la possibilità andavo e continuo a formarmi, che è una cosa che mi piace moltissimo, di cui ho bisogno. Allora, Livorno ha sfornato un sacco di artisti, perché ce ne sono davvero tanti. Oggi in questa puntata ascolteremo anche un grande musicista, che è Bobo Fondelli. Ciao Bobo, grande amico. Esatto, amico anche di Andrea. Quindi ce ne sono davvero tanti, hai nominato Paolo Ruffini. Volevo chiederti però adesso, in questo momento, com'è un po' l'area del teatro in particolare? Allora, ora in questo momento, dopo il Covid, devo dire che comunque anche tra i teatranti si è riscoperto un po' la necessità di confrontarsi. Livorno ha sfornato tanti artisti e continuerà a sfornarli, non si sa, deve esserci qualcosa nell'aria, il vento, dicono tutti la stessa cosa, però è vero anche che a Livorno tutti o recitano o dipingono o suonano. Noi abbiamo qualche anno fa, una decina d'anni fa, avevamo la quantità di band musicali di Los Angeles a parità di popolazione. Ma dai. Sì, sì, quindi cioè, nel senso, cioè, noi siamo veramente da record, perché comunque tra l'altro i livornesi nel mondo, livornesi che hanno veramente un bel successo, ce ne sono tantissimi, cioè nel senso ci sono sceneggiatori, drammaturghi, registi, assistenti di produzione, videomaker, montatori, cioè ne abbiamo veramente tantissimi. E la mia sensazione, quando comunque parlo con i colleghi, eccetera, è di essere, sai, una grande cena di classe, no? Dove ti ritrovi, no? Dove sei fatto, allora negli anni, nelle cose. Ed è, nonostante siamo una piccola città e spesso ognuno pensa un po' al suo, in realtà ci sono tanti professionisti veramente molto validi. E in questo momento qui, specialmente nell'ambiente teatrale, proprio perché abbiamo una necessità forte di fare gruppo, c'è una bella atmosfera, c'è un bel confronto tra varie realtà che fino a questo momento, prima del Covid, erano rimaste un po' sui propri binari. Però ci sono veramente, almeno io poi sono un entusiasta del confronto e della contaminazione, nel senso che comunque io amo ancora di più, nel mio tempo libero, io amo andare a teatro, cioè non è che è una cosa che... E quando vado a vedere la roba degli altri, comunque io sono sempre contenta, può magari non piacermi, ma di sicuro a Livorno quello che incontri è l'onestà del lavoro. Non entri mai in un teatro e non vedi la fatica che c'è stata per portare in scena anche la più piccola cosa, e quando riconosci questo non c'entra più il gusto, lo stile, l'argomento, c'entra la parità dell'onestà del lavoro artigiano che comunque qui a Livorno, picchia e mena, facciamo tutti. Come penso in altre città, però comunque qui ce n'è tanto di... C'è una bella fatica che si nota sul palco. A livello nazionale ci sono registi o registe che ti piacciono particolarmente? Beh, sì, ci sono, vabbè, al di là di Amadante, che mi piace moltissimo. Adesso sai, è il 15 giugno, ricordiamolo che partirà con uno spettacolo proprio al Teatro Biondo di Palermo, un saggio finale della scuola, ovviamente del Teatro Biondo, che è tenuto da Emma Dante, e sarà tutto sulle maschere del Covid di questo periodo, quindi interessante, online ovviamente, streaming, ma
secondo me è da vedere. No, no, ma poi sicuramente Emma Dante ha il pregio di avere una, come dire, una voce, sto per dire autorevole, ma non è corretta, insomma, una bella voce nel panorama teatrale italiano. Un'altra che io adoro e con cui ho fatto uno stage di scrittura teatrale, che ringrazierò sempre, è Lucia Calamaro. Cioè la scrittura di Lucia Calamaro, gli spettacoli che ho visto, comunque mi risuonano dentro in maniera molto profonda, perché la sua scrittura è talmente dico emotiva, che poi in realtà è una scrittura di altissimo livello, però a me mi risuona tantissimo. Quindi Lucia Calamaro, un'autrice che adoro, e Francesco Niccolini, con il quale ho lavorato, che è un autore che abita a Livorno ma è di Arezzo, è un autore col quale ho collaborato per nella scrittura del musical Musica Ribelle, che abbiamo portato in giro 2 anni fa, e con cui ho collaborato per la scrittura di un mio testo che si chiama Fango Rosso. E è un autore che mi piace molto, e che anche lui, avendoci fatto un laboratorio a Montagne, tra l'altro, che siamo a Montagne in Trentino, un'esperienza meravigliosa, che per il momento purtroppo ha, come tante cose, ha avuto una battuta d'arresto per il Covid, però un'esperienza meravigliosa per chi vuole scrivere, imparare veramente non tanto i trucchi del mestiere, ma come mettersi a capochino, soffrire e limare ogni singola parola. E Francesco devo tantissimo del lavoro che piano piano, perché io scrivo da 2 anni e mezzo, non di più, che comunque mi ha lasciato tanto. Ecco, Lucia Calamaro e Francesco Niccolini sono due autori che mi hanno veramente formato profondamente. Bene, Alessia, grazie, ci abbiamo verso la fine dell'intervista. Yeah. Eh sì, è veloce, lo so, sempre così sarei di più, ma poi appunto abbiamo Bob, abbiamo altri di Livorno, tuoi colleghi, e volevo chiederti un tuo ritratto di Livorno. Allora, io userò le parole di mio testo, non per essere autocelebrativa, perché comunque, se vediamo se me lo ricordo così a memoria subito, se devo far finta di andare a cercare sul computer. Comunque è pronti, motore, azione. Panoramica di uno squarcio di Livorno da via della Cinta Esterna fino al porto. Il benzinaio, a sinistra l'ingresso del quartiere Venezia, a destra il mercatino americano, poi la curva in salita del ponte di Santa Trinità, la Fortezza Vecchia, i Quattro Mori a sinistra, prima il cinema e poi il monumento, e poi il porto. È bellissimo, l'odore del mare, il frutto del pesce, le bandiere, i gabbiani. E poi in fondo, all'inizio di Via Grande, vedi anche Piazza della Repubblica. È fantastico. Questo è l'inizio. E questo è l'inizio di Fango Rosso, giusto? Infatti, l'avevo visto e quindi avevo capito che era l'inizio di Fango Rosso, che è una storia di Livorno. Ce ne parli un attimo. È una storia di Livorno, è una storia di Livorno nascosta ai più. È la storia di un omicidio che è avvenuto nel 43, è una storia vera, e di un poliziotto che era in borghese in fila a un tabaccaio in via Garibaldi per la distribuzione delle sigarette. Arriva una camicia nera, passa davanti a tutti, comincia un tafferuglio, e questa camicia nera, come dire, minaccia e minaccia un uomo che era lì. Il poliziotto interviene e praticamente dopo una scena veramente, che poi scriverci lo spettacolo per come è stata la realtà, è stato veramente, non dico semplice, ma purtroppo era talmente dagli atti storici che ho trovato descritto molto bene, un tafferuglio che finisce poi con questa camicia nera che spara al poliziotto e lo uccide. E questa storia si dipana negli anni, perché comunque viene anche da delle interviste fatte ai familiari, eccetera, eccetera, perché comunque, ora non vorrei spoilerare troppo, però purtroppo va a finire che l'assassino, dopo tanti anni, grazie a Amnistia Togliatti, esce di galera e guarda un po', va a vivere accanto alla figlia dell'assassinato. E su storie che comunque fanno parte della nostra realtà, non tanto livornese quanto italiana, no? Tutto quello che ci ha lasciato la Seconda Guerra Mondiale e tutti gli strappi mai, mai, mai ricuciti che ci troviamo ancora tuttora addosso come storia politica nostra. Quindi, come si deve dire, questi grandi... scherzo non è la parola giusta, queste grandi amarezze
che ci portiamo come cittadini addosso, no? Cittadini che non hanno avuto grande risalto, ma che comunque hanno fatto la storia del nostro paese, insomma, tanti, come dire, torti che non sono mai stati poi ripagati abbastanza, insomma. Di cicatrici ne abbiamo tante. Ne abbiamo tantissime, ne abbiamo tantissime. Sicuramente l'unica cosa che mi sento da dire è che se c'è qualcosa, non voglio andare nella retorica, ci deve lasciare il Covid, ci deve lasciare la forza di non guardare più dall'altra parte e di veramente cercare nella serenità e nel lavoro quotidiano di integrare tutto, dall'arte all'istruzione al sociale, non deve rimanere più indietro nessuno. Cioè l'integrazione di tutto e di tutti, secondo me, è l'unica soluzione che può darci una speranza di diventare un paese interessante, quantomeno interessante. Bene, allora ci lasciamo con questa speranza e adesso ci ascoltiamo un po' di buona musica, di Bobo Rondelli sicuramente. Grazie Alessia. Grazie Michela, un bacio a Bobo, un grazie a Andrea che non conosco e spero di aver detto tutto. Spero di vederti presto. Oh, ti aspetto a Livorno, chiamami. Assolutamente sarà fatto. Ciao Alessia. Ciao, un bacio. Ciao, bacio. Ciao. Sogna l'anima in pena di inabissarsi in fondo agli occhi della sirena. Verdi come l'assenzio che la notte brilla sul mare nei porti. Cantava quel marinaio che dalla mia terra non volle salpare. Viaggio d'andare senza ritorno, bella Livorno, mi fermo qui dentro a un bordello come a Parigi. Soldati, poveri cristi, vanno al Calvario col fucile in mano. Qualcuno dal paradiso volle passare senza ammazzare. Viaggio d'andata senza ritorno, bella Livorno, mi fermo qui verso l'inferno o al paradiso. Bordello di Madame Citri.
puntata di oggi è dedicata alla città di Livorno ed è un onore e un privilegio ascoltare la voce di una bandiera di questa città, Igor Protti, centravanti e simbolo della maglia amaranta del Livorno. Ciao Igor, benvenuto. Tu sei nato a Rimini, hai giocato a calcio in tante città d'Italia, ma Livorno ti è entrata nel cuore ed è qui che ti sei fermato a vivere. Parlaci del tuo rapporto coi tifosi e con questa città. Cos'è Livorno per te? Livorno per me è stato un grande, è stato ed è un grande amore, nato tantissimi anni fa. L'ho conosciuta nell'85 quando sono arrivato giovanissimo, appena diciottenne, per giocare a calcio. E mi sono immediatamente innamorato sia della città che della gente. Ovviamente il mare è un elemento imprescindibile per me e per la mia vita. Il fatto che sono nato a Rimini, sarebbe quasi impossibile riuscire a vivere a lungo in una città dove il mare non c'è. La gente di Livorno è molto innamorata del mare e poi mi sono legato tantissimo alla storia del Livorno Calcio, che in quegli anni in cui sono arrivato stava vivendo momenti molto difficili, bui, di Serie C, di fallimenti, e lotte per non retrocedere. E invece decenni prima, nel dopoguerra, aveva addirittura combattuto e lottato per vincere lo scudetto contro il grande Torino. Quindi mi sono sentito quasi come in dovere di aiutare questa città sportivamente a ritornare dove meritava, e quindi l'ho vissuta come una missione. Per fortuna poi, quando sono tornato nel 99, sono riuscito insieme ai miei compagni, alla società, alla città, a riportare il Livorno prima in Serie B e poi in Serie A. Oltre al fatto che Livorno è una città aperta, una città nata con un miscuglio di gente che veniva da ogni parte del mondo, e quindi questa è una caratteristica che è rimasta, quella di accoglienza, di rispetto per gli altri, al di là del loro modo di pensare, della loro religione, del loro colore della pelle. Questo ovviamente è un aspetto che ritengo bello, forse non di moda al giorno d'oggi in alcuni casi, però io credo che sia invece un aspetto fondamentale della vita civile, della vita in comune, ovviamente nel rispetto delle regole da parte di tutti. Quando abbiamo condiviso la serata con Bobo Rondelli ti ho sentito dare una risposta bellissima quando ti è stato chiesto come mai non avessi voluto che il Livorno ritirasse la maglia numero 10 che avevi indossato. Era un grandissimo atto di riconoscenza nei tuoi confronti, ma la tua risposta mi ha davvero colpito e mi ha fatto amare il calcio ancora di più. La maglia numero 10 del Livorno per me è ovviamente qualcosa di speciale, qualcosa che ho sentito e sento ancora oggi molto mio. Il numero 10 è stato il numero che da ragazzino mi ha fatto innamorare del calcio. Il mio punto di riferimento, il mio idolo era Gianni Rivera, poi è arrivato Zico, Mark Hughes, giocatori che giocavano con questa maglia, quindi sempre amato giocare con questo numero magico e romantico. E quella del Livorno, quando ho smesso, la cosa più normale mi sembrava proprio quella di potermela portare a casa, visto che appunto me la sento molto mia. E Livorno ha deciso, anche sulla spinta della città e dei tifosi, di toglierla dal campo e regalarmela. E quindi 10 per sempre. Ma poi negli anni mi sono reso conto che era troppo, mi sono reso conto che il numero 10 nel calcio è un numero, non è un numero qualunque, un numero molto particolare. E che nessun bambino tifoso del Livorno poteva sognare un giorno di indossare la maglia numero 10 della sua squadra del cuore, perché quella maglia ce l'avevo a casa io, e quindi ho deciso di restituirla, di farla ritornare in campo e di farla indossare ai calciatori del Livorno, anche se dentro il mio cuore, quando la vedo, onestamente la sento veramente sempre
sempre mia. Tu sei un centravanti, sei stato capocannoniere addirittura in Serie A, lasciandoti alle spalle Baggio e Batistuta, e giocavi nel Bari che quell'anno retrocesse. Hai sempre fatto tantissimi gol in tutti i campionati, ovunque hai giocato. Quali sono i tre gol a cui sei più affezionato? Diciamo che sono stato un attaccante atipico, perché ho fatto, sì, per fortuna tanti gol, sono riuscito a diventare capocannoniere in Serie A, in B e in C, però sono nato, quando ero ragazzino, da centrocampista, poi piano piano sono stato spostato sempre più avanti, trequartista, seconda punta, il centravanti, ho fatto un po' di tutto, e quindi questo poi dopo nella maturità calcistica mi ha aiutato a riuscire a mettere insieme due cose: una, quella di riuscire a fare gol, ma l'altra anche quella di riuscire a far segnare i miei compagni, quindi come rifinitore, come assist man. Ho avuto tanti compagni di squadra, tanti compagni di attacco con i quali ho giocato, che hanno fatto il loro record di gol nella stagione in cui siamo stati insieme. E questa è una cosa della quale si parla poco, e anche io parlo molto poco, ma che mi rende molto orgoglioso, perché evidentemente sono stato un attaccante, non un classico attaccante egoista che pensa solo a se stesso per fare gol, ma che oltre a pensare al gol ha sempre pensato alla squadra, al bene comune, e quindi devo dire che di questo ne vado molto, molto fiero. Per i gol, più che tre, ne vorrei mettere qualcuno in più. Metto il primo, il gol segnato a Treviso a 2 minuti dalla fine, alla penultima di campionato, del campionato di Serie C 2001-2002, che praticamente ci ha spalancato le porte della Serie B dopo più di 30 anni. Ed è un gol che ha veramente toccato il cuore di tutta la città di Livorno, perché in quel periodo veramente tutti ci seguivano, tutti erano legati alla squadra che lottava e combatteva per riportare la città dove mancava veramente da tantissimo tempo. E poi un altro gol al quale sono legatissimo, un gol segnato in Bari Cremonese, perché mi rappresenta molto in Serie A nel 95-96, il secondo gol che ci permise di vincere 2-1. E mi rappresenta molto perché è un gol fatto di tenacia, di caparbietà, di come io interpretavo il calcio, il non mollare mai, la mia idea di dare sempre tutto per i miei compagni, per la gente che mi veniva a vedere. Quindi un gol difficile, particolare. E un altro gol a cui sono legatissimo è un gol segnato a Reggio Calabria con il Messina, con la maglia del Messina, che ci permise di vincere il derby dello Stretto per 1-0, e quando tornammo a Messina con il traghetto sembrava di aver vinto un campionato. Gol del pareggio nel derby di Roma con la Lazio, al 92esimo, perdevamo 1-0 con un uomo in meno, e entrai a un quarto d'ora dalla fine e segnai il gol del pareggio, e chi conosce il derby di Roma sa perfettamente cosa vuol dire, cosa sto dicendo, perché è una partita veramente incredibile. E poi anche un gol con la maglia del Napoli a Torino contro la Juventus nei minuti di recupero, e perdevamo 2-1 con la Juventus prima in classifica, noi invece in una stagione molto complicata e difficile, e segnare il gol del pareggio del 2-2 nei minuti di recupero. Quindi direi che questi sono gol ai quali sono molto legato. Poi per fortuna potrei andare avanti per tanto a raccontare gol importanti che mi portano il cuore, però devo fare una scelta, e già invece che tre ne ho scelti 5. Non posso non chiederti come hai vissuto questo periodo con questo virus che ha stravolto le nostre vite, e cosa ti aspetti per il futuro? Questo è stato un periodo davvero molto duro per tutti, molto complicato. L'ho vissuto ovviamente come tutti gli altri in casa, e vivendo solo non è stato per niente semplice e facile. Tra l'altro in questo periodo, in questi ultimi tre mesi, quasi tutti i giorni mi veniva chiesto di fare interviste parlando di calcio, parlando del campionato, delle squadre, sia da parte dei giornali, TV, social,
siti internet, radio, ma per 3 mesi sono stato, chiamiamolo così, in silenzio stampa perché onestamente mi sembrava fuori luogo, mi sentivo non in imbarazzo a parlare di calcio mentre continuavano a morire centinaia di persone ogni giorno. Anche oggi purtroppo continua la gente a morire e finché non finirà tutto questo, ovviamente non ci possiamo sentire sereni e per qualcuno non tornerà mai più come prima, perché ovviamente chi ha perso delle persone care non potrà dimenticare questo periodo come potremmo magari fare noi. Però devo dire che anche che mi auguro che tutti quanti noi si riesca a fare delle riflessioni importanti, serie, interiori su tante cose che credo questo periodo ci abbia riportato, ci abbia fatto capire. Non le dovremmo dimenticare, anche se no, il mondo di oggi è un mondo complicato, particolare, che a volte ti fa entrare in dei meccanismi dai quali è difficile uscire, però bisogna essere bravi veramente a godersi le cose semplici, a godersi la salute quando si ha dei nostri cari, delle persone che ci stanno vicine e magari non prendendosela più di tanto per altre cose e riuscire a far sì che l'aspetto economico della nostra vita non sia la priorità e non sia in alcuni casi anche quasi l'unico obiettivo. Credo che ci siano, credo, sono sicuro che ci siano tante altre cose ben più importanti e dovremmo essere tutti bravi a riuscire a farle prevalere, a ricordarcene sempre. Grazie Igor di cuore per questa intervista e tornando a Livorno ti chiediamo dove possiamo mangiare il miglior cacciucco. Poi farò questa domanda anche a Bobo Rondelli. Ci vediamo presto, magari anche da queste parti, per una bella serata estiva. Un abbraccio, ciao Igor. Il cacciucco è ovviamente il piatto tipico e numero uno della cucina livornese. Mi raccomando, cacciucco con 4C, perché a Livorno ci tengono e ci teniamo. Però dove mangiare il migliore, direi che dove si va solitamente si va sul sicuro, perché questo è il piatto della tradizione della città. E quindi senza fare pubblicità, però vi consiglio quando capitate a Livorno di mangiarlo perché ne vale veramente la pena. E un abbraccio a tutti e grazie, ciao. Lucertole dei prati.
andarsi a cercare un godere d'un morire, per un viso, per un seno, quanta voglia di fuggire. E nelle notti dell'estate, là in fondo alla ferrovia, tra parlare di Livorno e non possiamo che farlo con Bobo Rondelli, uno dei più grandi cantautori e musicisti italiani, che incarna tutta la bellezza, luci, ombre e contraddizioni di questa città. Ciao Bobo, parlaci della tua Livorno. Ma Andrea, è difficile parlare proprio del luogo, insomma, dove sei nato, dove vivi, insomma, così sei abituato, diciamo, se c'è bellezza o se c'è bruttezza. Un luogo, insomma, dove comunque sul mare, comunque gente mista, comunque diciamo giovane, città giovane, nata nel 1600, insomma, gente che è abbastanza diciamo estroversa, voglia di stare insieme, che ti devo dire, tutti suonano uno strumento. Probabilmente poi sai questa differenza, i luoghi, secondo me proprio la presenza del mare, che insomma noi appena fa caldo, insomma, abbiamo modo di andare al mare a vedere anche donne in costume, e questo diciamo migliora proprio l'anima di una persona. Tu sei molto amico del regista Paolo Virzì, che ti coinvolge spesso nei suoi film e ti ha anche dedicato un intero documentario qualche anno fa, L'uomo che aveva picchiato la testa. Quanto assomiglia il quartiere dove sei nato e cresciuto a quello di Ovosodo, che racconta Virzì nell'omonimo film? Vabbè, Ovosodo racconta, diciamo, i contrasti che ci sono tra un ragazzo di quartieri, tra virgolette, alti e quelli più poveri, insomma. A Livorno non è che ci sia moltissimo questa divergenza, un po' c'è come tutti i posti, sì, insomma ci sono tra virgolette quartieracci, insomma, e quelli di famiglia bene. Insomma, Ovosodo è un film che racconta appunto questo aspetto, diciamo non solo della città di Livorno, ma insomma proprio della vita. Quest'anno ti abbiamo visto spesso in TV, nella serie Delitti del Barlume e poi la partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Rene Grandi. Com'è stato il tuo Sanremo? Beh, Sanremo è stato così, una bella esperienza, trovarmi lì, sai, mi sarebbe piaciuto ci fossi stata mia madre, insomma, sarei andato più volentieri per farlo vedere a mia madre, purtroppo che invece ora non c'è più, perché vabbè, per me non è che Sanremo abbia tutta questa importanza. Come dissi, Sanremo non l'ho mai guardato, non l'ho guardato nemmeno quest'anno in quanto c'ero dentro. Però alla fine, vabbè, è pur vero che trovarsi sul palco, insomma, di Sanremo dà una forte emozione, insomma. Cioè, mette anche, diciamo, un po' di timore, sarei bugiardo se dicessi che non ho provato anche ansia, ecco, per certi aspetti.
Comunque Sanremo è una vetrina utile comunque che la gente vede, tanta gente, insomma, si è, perlomeno in città, ecco, dove vivo, si è complimentata della mia performance, quindi sarebbe stato molto utile se non fosse arrivato poi il Covid, che insomma ha impedito un po' a tutti di lavorare, ecco. Durante la quarantena sei stato molto attivo con le dirette dal tetto del tuo palazzo, su Facebook, Instagram, musica, ma anche una vera e propria serie TV che ti sei inventato. E adesso che succede? Cosa vedi per il futuro? Ma sai, ora spero semplicemente che i locali riaprano, insomma, i teatri, io possa tornare a lavorare, insomma. Sì, in un primo momento mi sono messo a esibirmi così, a cercare, insomma, di regalare un po' me stesso tra Facebook e Instagram. Poi mi sono messo a cercare di comporre canzoni, insomma, ho fatto questo lavoro, probabilmente avrò un album pronto tra un po' di tempo. Più che altro però ora sono, diciamo, in attesa che ci sia modo per tutti di esibirsi dal vivo, ecco. Grazie Bovo per questa intervista. Un'ultima domanda, l'ho chiesto prima anche a Igor Protti, ma non si è sbilanciato, però mi ha corretto perché ho detto cacciucco con una C di meno. Dove dobbiamo andare a Livorno per mangiare il miglior cacciucco? Con questa domanda ti salutiamo e ti aspettiamo qui in Lombardia quest'estate per un bellissimo concerto. Ciao Bovo! Ah, ci sono tanti luoghi, c'è Sottomarino, la vecchia Livorno, Galileo. Ovviamente se il cacciucco non viene fatto bene, il posto chiude, perciò è difficile proprio trovarsi con un cacciucco non ben fatto, ecco. Ci sono comunque tanti luoghi, ecco. Ti saluto Andrea, grazie e ciao, ciao. Grazie Bobo. E adesso per chiudere questa bella maratona sulla città di Livorno ci ascoltiamo il tuo eroe, Piero Ciampi. Se sono solo, come mai? Non ho una lira e tu lo sai, perdonami. Sono uno strano uomo che può frequentare solo te. Abbracciami, non sono morto e tu lo sai. Se ti procuro tanti guai, perdonami. Il dolce non lo mangi mai, ma qualche volta ti rifai. Abbracciami. Tutte le cose che non hai, accanto a me le troverai nel mondo dell'illusione. Tu vai sicura, vai così, perché io sono sempre qui.